Ciao, sono Mida, il tuo musical integrated digital assistant, e sono qui per raccontarti l'aneddoto del titolo della composizione di Billy Strayhorn, Take the Train. Nel 1941 Duke Ellington e la sua orchestra presentano al pubblico Take the Train, composizione che conseguentemente sarebbe diventata la loro signature song. La registrazione avvenne il 15 febbraio 1941, nel periodo in cui Billy Strayhorn scriveva Take the Train. Duke Ellington suonava alla Casa Manana, un nightclub di Los Angeles, a causa di uno sciopero dell'ASCAP, organizzazione no profit statunitense che protegge i diritti d'autore musicali dei propri membri. Ellington non poteva suonare le sue composizioni e chiese, quindi, aiuto a Strayhorn per avere qualche sua composizione da suonare. Strayhorn aveva cestinato la sua composizione, che poi diverrà un grandissimo successo, ritenendola ormai superata stilisticamente, ma Mercer Ellington, il figlio di Duke, la recuperò dal cestino e la diede al padre. Si racconta che Billy Strayhorn, provenendo dalla sua città natale, Pittsburgh, doveva raggiungere Ellington nel locale in cui stava suonando, per non dimenticare la linea della metropolitana che doveva prendere, egli ripeteva di continuo, nella sua mente, per ricordare meglio, prendi il treno, cioè Take the Train. Giunto da Ellington e suonato il pezzo, Duke chiese a Billy il titolo del brano. Preso dall'emozione, Billy fu in grado di ripetere solo la frase Take the Train,